Ciao! Vai, dove sono? Io e mia sorella Rossa vi salutiamo. Siamo... perché non stai mai in camera? Sono in camera. Sì. Allora, abbiamo preso... abbiamo accettato il tag di Bettabella, che salutiamo, cui mandiamo un bacione in cuoricino. Oh, guarda che hai. Del tag 14 curiosità su di noi. Sì. Siamo in due. E partiamo, noi l'abbiamo scritto proprio. L'ho scritta per ciechi, l'ho scritto, eh? Sì, devo sì, dire. Sì. Allora, numero uno, matto Schimmel. Allora, a me piacciono tutte e due insieme praticamente. Metti il matto sotto e nell'angolo dell'occhio lo Schimmel e mi piace tantissimo. Però se devo andare a comprare un ombretto, sceglierei sempre matto. Io invece ho notato che propendo di più per lo shimmer, perché qualsiasi cosa abbia glitterini io lo metto. Sì. Tipo, vai. Cioè, sono glitter puri. Sì, sì, i glitter sono miei. Nonostante io poi non mi piace, per dire, se vedo, che ne so, guarda come vado là con... Guarda in video, sembra tutta nera. Ma ti sei un po'... Sì, sbaffata la faccia. Vabbè, insomma, qualsiasi cosa abbia glitter, tipo una sciarpa con glitter, un accessorio... No, con... Sì, per dire, i braccialetti rigidi con glitter non è che mi piacciono più di tanto. Poi invece se li compro li metto sempre. Quindi vado per lo shimmer. Due, qual è il tuo ombretto preferito? Ombretto preferito? Ma non saprei. Però devo ammettere che da quando abbiamo comprato gli ombretti in crema io li adoro. Cioè se posso mi metto quelli. O i matitoni, quelli di Kiko. Ecco, quelli forse sono quelli che adoro di più. Io credo quello di Kiko, quello là, in crema. Sì. Quello che non so, a primo impatto mi è venuto a dire quello, anche se ultimamente non l'ho più dato, ho sempre dato quelli in polvere. Anzi, andiamo ultimamente momenti, mi sono data al nude, che a me marroni non mi piacevano, non mi piacciono nemmeno come colore, però mi vedo bene con il nude. Stasera sono vampiri, sembriamo delle pazze. Tre, qual è, quindi una risposta definitiva non c'è mai. 3, qual è il tuo rossetto preferito? Allora. Io concordo con Rose of Naples, che è come chiedere a una mamma qual è il suo figlio preferito. No, allora, lo sapete che non ne ho uno preferito? Ma perché non ce n'è uno che mi dico, Ambra sì ce l'ha, che dico sì me lo metto, mi metto sempre quello. No, ultimamente proprio mi sono venuto quasi a noia. Io solo perché è il periodo, non so come mai, mi è presa la fissa di questo. Per questo, di questo. È un nude rosato. Ma hai detto non lo ha girato e te lo giri? Ah, sì, infatti è appiccicoso. Sì. Double touch, sì. Il double touch di Kiko. Avete visto quelli che sono usciti adesso? Davvero, il rosso è bellissimo. L'arancione. Ecco, l'unica pecca seccano tantissimo, ma questo lo dico così, tanto per... Mi ci sono pensata, lo voglio finire. Io allora quello che... In questo periodo metto di più un rosso, messo quello della Shein. Sì. Oppure quello che... sto usando tanto il pennarello perché è finito. Di morti di coscienza. No, l'ho usato parecchio. Non durano molto, non si sa. Niente, quindi quello. Però ora che colora un pochino meno è anche più carino. Non ho finito nessuno perché mi stanno deludendo. Via. Olè. C'ho la sedia che scricchiola. Sei sicuramente. 4. Smalto o gel? Smalto. Il gel non so nemmeno. È quello che aveva Debbie. Non mi piace l'effetto sulle unghie. Quindi smalto. E poi non ho mai provato, quindi da ignorante dico smalto. Neanche io non l'ho mai provato, ma solo l'idea di doverlo tenere per molto lo stesso colore, insomma. Ah, sì, no, sì, io lo cambio ogni 3x2. Infatti. Tipo, guardate adesso, sembra nero ma è marrone. Della Rebel. No, della Marble.
Sì. Marrone, quindi io li cambio in 3x2, quindi non potrei. Infatti, come fanno a mettersi gli smalti semi trasparenti? Semi permanenti. No, non so, non è possibile. 5, questa è la mia, ciglia finto naturali. Allora, io amo le mie ciglia, devo dire la verità, sono orgogliosa delle mie ciglia, perché le ho lunghe, però mi intrigano molto le ciglia finte, anche se ci litigo ogni volta che le devo mettere, tranne per dire sabato che mi sono messa, venerdì, sì, che mi sono messa i ciuffetti della Elf, 3 ciuffetti in fondo, allora è un bellissimo effetto, però molto niente di che, cioè nel senso, le ho messe per fare il trucco da vampira, avevo le ciglione finte che facevano quasi vento, però mi intrigano, ma mi piacciono le mie. Io non le ho mai messe in vita mia, credo che non le metterò neanche mai. Mi accontento delle mie cigline, troppo sbattimento, no. Sei, le tue amiche sanno del tuo canale su YouTube? La mia amica, sì. Il mio amico? No. No? Però non ne avrei problemi a dirglielo, ecco. Poi, vabbè, siamo state sgamate. No. Ah, ok. Vabbè, no, niente di che, comunque neanche ci tengo. No. Fare i nostri, via, insomma. 8. Hai mai vinto un concorso, un giveaway? Mai? No, io non riuscirei ad applicarmici, quindi non mi ci metto. Lei ti è provato? Io ci tento ogni tanto, però no. E quindi è più divertente farli. Veramente. 9. Il tuo canale preferito di YouTube? Sinceramente sarebbero tanti. Non saprei quale non scegliere, so. Ecco. Infatti. No, non lo saprei. Non saprei. No, niente. Io ve li consiglio tutti quelli di make up. Sì, ma sì, dai. Io consiglio quelli che hanno sono emergenti, che sono semplici, via, mica state a guardare le guru, le guardano tutti. Non nel senso di non guardarle, però quelle sono già più, invece è più carino vedere le persone semplici che sono agli inizi, no? Sì. 10. Ti piace il programma Clio Makeup su Real Time? Allora, diciamo che lo guardiamo, ma lo sottovalutiamo. Cioè, nel senso che magari hai visto quando sfotti i programmi e fai no, nada, guarda quella lì che fa. No, ma poi, tipo quando Clio ha messo le piume sulle sopracciglia. Ora, io non voglio essere cattiva, però dai. Lei no, non l'ha vista. No, a volte magari diciamo no, ma guarda questa quante menate si fa per mettere un certo tipo di prodotto. Poi proviamo ed è veramente più comodo. Quindi esempio sottovalutiamo banale, ad esempio il blush messo in crema. Lo mette con due dita, queste due dita. E lo facevamo con uno, così, e invece con due viene anche più veloce. E lo spalmi veramente meglio. Lo sfottiamo e poi dopo ci riprendiamo, sì, sempre. Ecco. Però ecco, dovrebbero cambiare un po' il format, perché per la prima serie va bene. La seconda è già più noioso. Sì, non è niente che può aiutarti veramente, secondo me. Più che altro, me non può aiutare. 11. Quale cosmetico desideri tantissimo adesso che non hai? Un rosetto MAC. Quello una cosa che fucsia. Ah, va, finito. Quello fucsia, sì. Ma, no, perché una cosa che vorrei ma non comprerò mai, cioè proprio mai, l'Erase Past di la Too Faced, no? Quella non la comprerò mai. Mi ci lucrerò sempre, ma non la comprerò mai. Non ho il coraggio di spendere 25 euro per un correttore. No, possibile. Ma contate che noi non troviamo MAC, cioè ti rendi conto? Obiettivamente, se io avessi un negozio della MAC, devo andare a Firenze. Ah, ma c'è? Sì. Era dentro la Rinascente? Sì, brava. Qui da una parte dove c'era quella specie di guardia che guardava. Ah, io non l'ho vista. La guardia, guarda. Che controllava. No, dai, non lo sapevo, non l'ho vista. Vabbè. E c'è anche andata lei per prima. 12. Quanti iscritti hai? 326.
Li ho guardati. 120 pazze come noi. Sì. Vi ringraziamo tutti, sì, infatti. Sì. Avete la pazienza. 13, sei orgoglioso del tuo canale? Tantissimo, cioè sì, siamo noi, nel senso... Ci rispecchia. Sì, sì, noi siamo così, così proprio. Quando siamo insieme siamo un'associazione a delinquere, basta. Conoscerci, no, diciamo che chi ci conosce regolarmente, quando ci conosce insieme, cioè in senso, non... Dai Andrea, hai capito, vero? No, se no ti aiutavo. Che... Se ci conosci singolarmente, magari non noiose, però siamo un totalmente seria, diversi da quando siamo... No, sì. Io sono più stupida. Ah, sì? Sì, secondo me sì. Oh, ti prendi con me? No. Ah, no, cosa sei? Secondo te? Sarebbe nuova, però. Allora, 14. La posso saltare? Davvero, insomma. Ah, no, ho sbagliato, ho saltato un numero. Che scema, siamo a 13. Ciao. Sì, vabbè, scalare. Non è, tanto vabbè. Ti senti famosa? No, assolutamente. Ma certo. Scendete il tappeto rosso che arriviamo noi. Ma infatti andiamo a giro in limousine con le guardie del corpo. Yeah. No, assolutamente no. E non è il nostro obiettivo. No, infatti. Cioè, nel senso, non è che andiamo avanti a fare video per farci, per avere più iscritti, ok? No, assolutamente no. Altrimenti non lo farei. Ci divertiamo, lo facciamo, se lo volete vedere bene, se no stoppate e andate via, nel senso. Ci siamo molto scialle così. Quindi, di conseguenza, la 14, un ricordo più simpatico di quando qualcuno ti ha riconosciuto per strada. Oh, mai. Per strada, sì. Speriamo mai. Se mai qualcuno mi saluterà per questa io cosa, credo che scaverò una fossa. Passo nei sotterranei della città. No. Perché no, non ci sta. Se ne parlava anche una volta. Ho detto, ma se mai metti così... Già che una ragazza comunque... Abbiamo scoperto che... Che... insomma, è di Luca questa ragazza? No, ma che dici te? No, niente. Quella che ci ha scritto sui commenti che è di Luca. Sapere che una di Luca già mi inquieta. Non ce la potrei fare? No, per carità. Vi prego. Insomma, queste erano le 14 curiosità. Ci sentiamo delle dive in realtà. Ciao. Cosa? Certo, come no. Basta, non viene da ridere per niente. Perché ridi? Non lo so. Ridi. Va bene. Perché ridi? Non lo so. Vedete, questa non è stupida. Non è normale. Vabbè, dopo questo scazzo. Siccome mi devo soffiare urgentemente, no. Ciao.